Homeland 6, la caccia alla spia continua su Fox. Sono ormai passati anni da quando Carrie Mathison ha incontrato per la prima volta l'eroe di guerra, terrorista Nicholas Brody, ma da allora l'eroina interpretata da Claire Danes non si è mai fermata. Ne accenna a fermarsi, lunedì 19 luglio alle 21, infatti, su Fox parte in prima visione TV assoluta la sesta stagione di Homeland, caccia alla spia. Nella quinta stagione della popolarissima serie TV, Carrie si trovava in trasferta in Germania. Ma adesso per lei è il momento di tornare alla sua Homeland, la sua madre patria, gli Stati Uniti d'America, perché come ci insegna la cronaca, sempre più spesso la guerra la si combatte in casa. Carrie, lasciati ormai alle spalle gli anni nella CIA, lavora per la fondazione del mecenate Otto Düring. Negli USA si occupa dei diritti civili dei musulmani americani ingiustamente presi di mira dal governo federale, in piena paranoia da terrorismo. Al centro di questa sesta stagione, il caso di un ragazzo accusato di avere diffuso online un video che sembra esaltare i militanti islamici. Ma le vicende di Carrie si intrecceranno anche con il neo presidente degli Stati Uniti, Elizabeth Keane, prima donna alla Casa Bianca, a interpretarla c'è Elizabeth Marvel, che ha già avuto modo di familiarizzare con l'ambiente grazie al ruolo di Heather Dunbar in un'altra serie TV di culto, House of Cards. Ma Carrie non sarà l'unica protagonista dei nuovi episodi di Homeland, caccia alla spia. Torna infatti in scena anche Peter Quinn, Rupert Friend, che nella precedente stagione aveva rischiato di morire avvelenato dal gas nervino. Lo aspetta la missione più dura di tutte, tornare a vivere una vita normale.